Grazie Presidente. Quando si giura sulla Costituzione come Ministro della Repubblica, si decide di essere in tutto e per tutto uomo delle istituzioni. In queste ultime 3 settimane, fuori da qui si è sviluppato un dibattito gravemente viziato da allusioni e illazioni, ma per rispetto delle istituzioni, piuttosto che alimentare polemiche, ho condiviso fin dall'inizio l'esigenza del Parlamento di un confronto che si è già sviluppato al Senato con 4 interrogazioni a risposta immediata e alla Camera con 2 interrogazioni a risposta immediata, un'audizione in Commissione Giustizia e un'informativa urgente in Aula. Ripercorrerò adesso i punti delle mozioni presentate, le cui ragioni sono praticamente opposte tra di loro, e replicherò alle stesse portando avanti molto semplicemente la forza e l'evidenza dei fatti, tutti qui documentati. Cominciamo con il primo punto, vale a dire l'ormai nota vicenda della nomina del vertice del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP, del giugno 2018. La vicenda è stata ormai a dir poco sviscerata in ogni sua parte ed è stata oggetto di dettagliata informativa alla Camera. Sono stati ampiamente sgombrati tutti gli pseudodubbi che il dibattito politico e mediatico ha volutamente costruito sulle parole pronunciate nel corso di una telefonata ad una trasmissione televisiva dal dottor Di Matteo. Parliamo di colloqui informali, risalenti a quasi 2 anni fa e che con una certa fatica mi sono incredibilmente ritrovato a dover ricostruire. Ma tant'è. Lunedì 18 giugno 2018 contattai telefonicamente il dottor Di Matteo per proporgli di valutare la possibilità di entrare nella squadra che stavo costruendo per il Ministero della Giustizia. Parlammo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP appunto, e della Direzione Affari Penali, evocando quello che era stato il ruolo di Giovanni Falcone. Nel corso della telefonata mi accennò a esternazioni di boss mafiosi all'interno del carcere preoccupati di una sua possibile nomina al vertice del DAP. Informazione che non mi lasciò sorpreso. Colgo l'occasione per precisare, visto che una delle mozioni fa specifico riferimento a questo punto, che non si trattava di intercettazioni in senso tecnico, bensì di esternazioni di detenuti ascoltate dalla Polizia Penitenziaria e trascritte in relazioni di servizio, già note al Ministero dal 9 giugno 2018, quindi ben prima della telefonata in questione. Confermai ovviamente la volontà di incontrarlo il giorno dopo. Martedì 19 giugno 2018, ore 11, incontro al Ministero il dottor Di Matteo come d'accordi. Nel dibattito di queste settimane si vuol far passare l'idea per cui dopo la proposta ci fu una chiusura da parte mia. Tutt'altro. Dopo la prima telefonata e in occasione di quel primo incontro, semplicemente mi convinsi che l'opzione migliore sarebbe stata quella di riproporgli un ruolo equiparabile a quello che era stato di Giovanni Falcone. Avrebbe richiesto certamente più tempo e avrebbe implicato probabilmente una riorganizzazione del Ministero, ma ne sarebbe valsa la pena, perché nel progetto che avevo in mente avrei consentito al dottor Di Matteo di lavorare in via Renula, al mio fianco. Dopo un lungo colloquio ci lasciammo proprio con quest'ultima idea e non trattandosi di una prospettiva immediata non ci fu bisogno di fissare un ulteriore appuntamento nel breve periodo. Tuttavia nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno ricevetti una telefonata dal dottor Di Matteo, il quale mi chiese di poterlo incontrare il giorno dopo. Mi resi ovviamente disponibile. Siamo a mercoledì 20 giugno 2018, ore 11. Il dottor Di Matteo torna a trovarmi al Ministero e mi comunica che non è più disponibile per una collaborazione perché avrebbe preferito il DAP, visto come ci eravamo lasciati il giorno prima. Appresi questa sua determinazione con sorpresa e tra l'altro gli comunicai che avendo tempi stretti a causa di scadenze istituzionali avevo già inviato al CSM nel pomeriggio del giorno prima la richiesta per la nomina di Francesco Basentini, al quale avevo già dato la mia conferma. Questi sono i fatti che, diciamocelo pure, non hanno niente di particolare né tantomeno di eccezionale rispetto alle modalità e alle dinamiche di una qualsiasi nomina fiduciaria e discrezionale. Tutti i fatti sono chiari e lo sono sempre stati. E vanno fissati 2 punti una volta per tutte. Primo punto, ci furono condizionamenti? Ancora una volta, no.
Chi lo sostiene se ne faccia una ragione. Non sono più disposto a tollerare alcuna allusione o ridicola illazione. Lo stesso dottor Di Matteo, tra l'altro, a proposito delle esternazioni dei boss, ha chiarito in un'intervista a Repubblica del 6 maggio 2020 che durante la prima telefonata, cito testualmente, il ministro si mostrò informato della questione. Secondo punto, il confronto tra i due possibili ruoli di cui parlammo con il dottor Di Matteo. Anche qui la risposta è molto semplice. Nella mia determinazione, condivisibile o meno che fosse, il dottor Di Matteo avrebbe avuto la possibilità di lavorare in via Renula in un ruolo più specifico e potenzialmente incidente su tutte le questioni penali. La mafia, che vive di segnali, non sarebbe andata a guardare l'organigramma del Ministero per verificare quale ruolo fosse più in alto o più in basso. La mafia avrebbe semplicemente constatato una sola circostanza: Di Matteo, dentro le istituzioni, lavorava al fianco del Ministro della Giustizia. Fin qui può considerarsi esaurita la trattazione degli argomenti risalenti al 2018, ma sia detto per inciso, in questi 2 anni, da Ministro della Giustizia, ho scritto portato avanti leggi che, come è normale che sia, hanno ricevuto apprezzamenti, tra l'altro anche a livello internazionale, ma anche critiche. Queste ultime, che io rispetto sinceramente, nascono molto spesso sia dalle diverse sensibilità giuridiche e culturali, sia dal fatto che del tutto legittimamente si è ritenuto che gli stessi obiettivi potessero essere perseguiti attraverso strumenti o norme differenti. Ma c'è un punto che risulta evidente a tutti: la ferma determinazione che rivendico con cui quelle leggi combattono il malaffare, ed è proprio la lotta al malaffare senza compromessi che ha sempre animato e sempre animerà la mia attività politica. Chiusa la parentesi, passiamo alla questione legata alla gestione dell'impatto dell'emergenza coronavirus nelle carceri, su cui mi si accusa di non aver approntato cautele sanitarie e misure efficaci. Le misure adottate e i risultati raggiunti sono tutti documentati. Prima di arrivarci, però, cominciamo con il dire che a fronte di una pandemia la situazione delle carceri presenta 2 aspetti peculiari. Da un lato, parliamo di strutture chiuse per definizioni dove è più difficile per il virus entrare. Dall'altro lato, nel caso in cui il virus riesca ad entrare, all'interno dell'istituto penitenziario, così come in qualsiasi altra struttura chiusa e come per esempio è drammaticamente accaduto nell'RSA, la concentrazione di persone all'interno ne aumenta potenzialmente la sua capacità di diffusione. Chiarisco che non sto esponendo una rivoluzionaria ipotesi scientifica. Siamo di fronte ad una semplice ed elementare constatazione logica e di buon senso. D'altronde, non c'è paese al mondo colpito dalla pandemia che non si sia posto il problema delle carceri come una delle linee di frontiera più complesse nel contrasto al virus. Dunque, questo problema è sempre stato chiaro a tutti, tranne, stando all'emozione, alle opposizioni, che ancora oggi affermano nella loro mozione che l'articolo 123 del decreto Cura Italia, cito testualmente, introduceva il pericoloso, indimostrato e falso nesso di causalità fra il rischio di contagio e lo stato di detenzione. Quindi il rischio di contagio nelle carceri, che ripeto, per tutto il mondo è un dato di fatto, in Italia, secondo le forze di opposizione, l'avrebbe inventato il governo con l'articolo 123 del Cura Italia. Ad ogni modo, sia chiaro che tutte le misure adottate in Italia trovano il presupposto in specifiche indicazioni di carattere medico-scientifico dell'autorità sanitaria competente. L'obiettivo è sempre stato chiaro: la tutela della salute non solo di coloro che lavorano e vivono all'interno delle carceri, ma anche della collettività tutta, nell'evitare che eventuali focolai potessero aggravare le difficoltà del sistema sanitario in quel momento già drammaticamente sovraccarico. Per evitare ciò, il 22 febbraio il capo dipartimento, dottor Basentini, prescriveva il rispetto da parte degli istituti penitenziari e del personale delle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute, invitando allo stesso tempo ogni direzione a coordinarsi con le autorità sanitarie locali. Con la medesima circolare veniva subito istituita l'unità di crisi presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento. Da quel momento sono state adottate le seguenti misure: sospensione temporanea dei colloqui di personale
persona dei detenuti con conseguente sostituzione con modalità di colloquio a distanza. Il nostro esempio su questo punto è stato seguito da tutti i più grandi paesi europei. Predisposizione di controlli in ingresso anche tramite termoscanner dei detenuti cosiddetti nuovi giunti, nonché del personale dell'amministrazione penitenziaria. Distribuzione dei dispositivi di protezione in sinergia con la protezione civile, che ringrazio. Installazione di 145 tensostrutture agli ingressi degli istituti penitenziari per permettere il cosiddetto pre-triage. Individuazione negli istituti dove non è presente una tensostruttura di appositi spazi interni. Predisposizione di assistenza sanitaria specifica per soggetti contagiati, con personale medico a cui è rimessa la valutazione circa la necessità di eventuale ricovero presso strutture sanitarie esterne. Individuazione degli spazi e delle sezioni idonee per l'eventuale isolamento sanitario in caso di sospetto contagio. Divieto di trasferimento dei detenuti se non dopo visita medica ed eventuale tampone negativo. Sanificazione dei locali che hanno ospitato detenuti contagiati e con sospetto di contagio. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile e con gli altri ministri competenti, e permettetemi di ringraziare i ministri Speranza e Boccia, sono stati assunti in via straordinaria 1.000 operatori sanitari per le carceri. Infine, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono stati immessi anticipatamente in ruolo 1.100 nuovi agenti di polizia penitenziaria. In 2 anni parliamo di circa 3.900 agenti. Fatto l'elenco delle misure adottate, la domanda da porsi a questo punto è: queste misure hanno funzionato? Giudicate voi. Alla data del 19 maggio 2020, dei 53.458 detenuti risultano accertati 102 casi di persone recluse attualmente positive, di cui soltanto una ricoverata in strutture sanitarie esterne. Anche considerando il periodo in cui la pandemia in Italia ha raggiunto i livelli più alti, all'interno delle carceri abbiamo avuto un massimo di 162 detenuti contemporaneamente positivi in tutto il territorio nazionale. Sono finora guarite 122 persone recluse e purtroppo, con profondo dispiacere, devo ricordare il decesso di un detenuto, oltre ad altre 2 persone che si trovavano già in detenzione domiciliare. Per quanto concerne il personale in servizio, su 40.751 sono 154 i dipendenti attualmente positivi, di cui 4 del personale amministrativo e 150 tra gli agenti della nostra polizia penitenziaria. Risultano guariti in 142. Permettetemi di esprimere tutta la mia vicinanza alle famiglie di Gianclaudio Nova e Nazario Giovanditto, 2 agenti che hanno perso la vita a causa del coronavirus. A tutta la Polizia Penitenziaria e a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria va la mia più profonda e sincera gratitudine per la professionalità e l'abnegazione dimostrate ancora una volta anche in occasione dell'emergenza. Quelli enunciati sono numeri che parlano da soli e dicono che, contrariamente a quanto affermato dalle 2 mozioni, il piano di prevenzione e il contrasto del contagio non solo c'era, ma almeno fino a questo momento ha anche funzionato. È totalmente falsa l'immagine di un governo che avrebbe spalancato le porte delle carceri addirittura per i detenuti più pericolosi. Dati alla mano, la riduzione della popolazione detenuta in Italia è stata determinata nella stragrande maggioranza dei casi dall'applicazione di leggi vigenti nel nostro ordinamento da decenni e che nessuno aveva mai cambiato, nonostante numerosi anni trascorsi al governo del Paese. La scelta di questa maggioranza è stata... semplicemente quella di intervenire senza intaccare il principio della certezza della pena per semplificare il funzionamento delle leggi già vigenti, arrivando ad imporre l'uso del braccialetto elettronico nei casi in cui non era in precedenza previsto. In particolare, non era previsto nella legge 199 del 2010, approvata da un governo di centrodestra, che mandava in detenzione domiciliare i detenuti senza braccialetto. Tra l'altro, il nuovo sistema di distribuzione adottato in piena sinergia col Ministero dell'Interno, e ringrazio la Ministra Lamorgese, oltre al Commissario straordinario Arcuri, potrà assumere un ruolo cruciale nel consolidamento di questo strumento, il braccialetto elettronico, soprattutto per quanto concerne i detenuti in attesa di giudizio.
Tutte le dichiarazioni delle opposizioni che hanno parlato di svuota carceri avrebbero dovuto specificare semplicemente che si riferivano non ad una legge di questa maggioranza, bensì ad una loro legge approvata con un governo di centrodestra. E c'è un punto in particolare che svela l'inconsistenza delle accuse che vengono mosse al sottoscritto e al governo. Il decreto Cura Italia parla chiaro: sono esclusi dall'accesso alla detenzione domiciliare sia i detenuti condannati per reati di mafia e altri reati più gravi, cosiddetti ostativi, sia ovviamente tutti coloro che hanno partecipato ai gravi disordini nelle carceri nei primi giorni di marzo, su cui sono in corso le relative indagini da parte dell'autorità giudiziaria, e non entro nel merito. Ora mi chiedo, a fronte di una legge che esclude esplicitamente rivoltosi e mafiosi dei benefici penitenziari, com'è possibile sostenere, come fanno le opposizioni, che di questa legge se ne possono avvantaggiare in qualsiasi modo proprio i mafiosi e i rivoltosi, che sono invece esplicitamente esclusi? E la domanda che a questo punto sorge spontanea è: in base a quale legge sono usciti dal carcere i detenuti condannati definitivamente per cosiddetti reati di mafia? Molto semplice: nella maggior parte dei casi, in base agli articoli, risulta che sia accaduto in base agli articoli 146 e 147 del codice penale del 1930, in combinato disposto con le norme dell'ordinamento penitenziario del 1975, che stabiliscono il proseguimento dell'esecuzione della pena in detenzione domiciliare per motivi di salute. E le norme appena citate sono in qualche modo riconducibili all'attività mia o di questo governo? No, a meno che qualcuno non voglia affermare che siamo al governo da più di 50 anni. Ricapitolando, i giudici hanno applicato leggi vigenti, nella migliore delle ipotesi, da più di 50 anni e che nessuno aveva mai cambiato. Si continua a fare riferimento alla nota del DAP del 21 marzo 2020, adottata sulla base di precise valutazioni provenienti dall'autorità sanitaria. Una nota che in piena pandemia offriva al magistrato competente un quadro sanitario completo di tutti i detenuti presenti nell'istituto penitenziario. La nota in questione, tra l'altro, è stata emanata in adempimento, oltre che dei principi sanciti dalla nostra Costituzione come la tutela del diritto alla salute, anche in adempimento del decreto del Presidente della Repubblica numero 230 del 2000, che stabilisce, non da adesso con questa maggioranza, ma da 20 anni per l'appunto, che in caso di determinate patologie la direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di rispettiva competenza. Ma c'è di più. Come ho già detto più volte, anche in quest'aula, si tratta comunque di una comunicazione amministrativa che per sua stessa natura non può certamente vincolare la decisione di un magistrato. La Costituzione, certo, non lascia spazio ad ipotesi in cui la nota di un direttore generale, di un dipartimento, di un ministero possa dettare o anche solo condizionare la decisione del magistrato. E questo non è, come si continua a dire, uno scaricabarile nei confronti della magistratura. È proprio il contrario, è rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Per questo respingo ogni strumentalizzazione politica e riconosco ai giudici di sorveglianza di aver svolto un lavoro importante in un momento difficilissimo in cui la pandemia, nonostante tutte le cautele adottate, ha messo a dura prova l'intera infrastruttura generale del nostro paese e, a maggior ragione, un'amministrazione delicata e complessa come quella penitenziaria. Per inciso, a proposito delle condizioni dell'edilizia delle nostre carceri, in quasi 2 anni ho portato avanti tutta una serie di progetti di edilizia penitenziaria che, per esempio, stanno portando all'apertura, proprio in queste 2 settimane, di 4 nuovi padiglioni per 800 posti detentivi. Nei prossimi 3 anni sono già definiti e stanziati investimenti per migliorare le condizioni delle nostre carceri e realizzare un aumento complessivo di circa 5.000 nuovi posti. Ma vorrei soffermarmi sulla finalità rieducativa della pena,
sancita dall'articolo 27 della Costituzione, che è un principio che sta guidando questa maggioranza e questo governo in tutti i provvedimenti relativi alla materia dell'esecuzione penale. Siccome in una delle due mozioni si parla di mancanza di investimenti mirati a potenziare la funzione rieducativa della pena, ricordo che sono aumentati, proprio per volontà di questa maggioranza, gli investimenti nell'ambito dell'area trattamentale. Ricordo che è stato potenziato il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, che sovrintende proprio all'esecuzione esterna della pena, che si sono moltiplicati i protocolli di lavoro di pubblica utilità per i detenuti, passando da 1 a circa 70 in 2 anni. E ricordo che è stato istituito l'Ufficio Centrale per il Lavoro dei Detenuti. Proprio ieri è stato pubblicato il bando per dirigenti penitenziari dopo oltre 23 anni e a fine mese sarà pubblicato un concorso per 95 educatori, mentre è in corso la selezione per i mediatori culturali. Chiaramente, la situazione è ancora difficile e c'è tanto da fare. E ci sono stati magistrati che in un momento di grave emergenza epidemiologica hanno deciso la scarcerazione di detenuti per motivi di salute, lo ribadisco, in base a norme esistenti da decenni e senza entrare nel merito di tali decisioni, il governo è immediatamente intervenuto con 2 decreti che stanno già dando importanti risultati, con il primo, il numero 28 del 2020, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le direzioni distrettuali rendono un parere obbligatorio rispetto a decisioni in relazione alle quali prima non si prevedeva alcun tipo di coinvolgimento. Nonostante adesso siano in tanti a dire cosa avrebbero fatto, l'unico dato certo è che nessuno aveva mai pensato a questa importante innovazione. Noi, questo governo, questa maggioranza, l'abbiamo introdotta quell'innovazione. Grazie al secondo decreto antimafia, il numero 29 del 2020, nel giro di 2 settimane tutti i condannati o imputati per reati gravi scarcerati per motivi di salute legati al rischio Covid, che non sono 497 bensì 256, tornano davanti al giudice alla luce del mutato quadro sanitario della fase 2 e il DAP assume per legge un ruolo che prima la legge non gli attribuiva. E ciò detto, sto chiaramente portando avanti tutti gli accertamenti necessari che competono al Ministro e al Ministero della Giustizia. Nel frattempo c'è stato un tempestivo cambio vertici del DAP con l'arrivo del nuovo capo, il dottor Bernardo Petralia, e del vice capo, il dottor Roberto Tartaglia. Anche su questo, in una delle due mozioni vengono rivolte contestazioni ardite e infondate, secondo le quali la nomina del dottor Tartaglia sarebbe illegittima. Il relativo atto di nomina, formalizzato con DPCM del 30 aprile 2020, risulta perfettamente conforme alla normativa vigente, come confermato dall'esito assolutamente positivo del controllo effettuato sia dal CSM che dalla Corte dei Conti. Infine, si contesta la mancata assunzione di provvedimenti adeguati nel settore dell'organizzazione degli uffici giudiziari, soprattutto in vista della fase di ripartenza iniziata lo scorso 11 maggio. Contrariamente a quanto affermato nelle mozioni, il Ministero della Giustizia si è immediatamente attivato per assicurare agli uffici giudiziari il supporto necessario per far fronte ad ogni difficoltà riscontrata. Anche in questo caso mi limito all'elenco delle determinazioni assunte. Costante confronto già dal 24 febbraio con i vertici degli uffici giudiziari per assicurare la corretta impostazione e il presidio delle necessità nella cosiddetta fase 1. Nei decreti legge numero 18 e 28 del 2020 sono state date disposizioni in tema di informatizzazione in ambito processuale, civile e penale, ampliamento delle notificazioni telematiche nel processo penale, l'avvio del deposito penale telematico a valore legale per gli atti difensivi di cui all'articolo 415 bis comma 3 del codice di procedura penale, il deposito obbligatorio di atti introduttivi tramite processo civile telematico, l'avvio del processo civile telematico in Cassazione, lo sblocco delle procedure di correzione degli esami degli avvocati e concorsi di magistratura e notariato, il tutto nel fattivo confronto con l'avvocatura, e il mio grazie va a tutti coloro che lavorano negli uffici giudiziari in condizioni certamente difficili, con gravi disagi. Per l'avvio della cosiddetta fase 2 lo sforzo è stato indirizzato alla graduale riapertura degli uffici, concentrando le attenzioni sull'aspetto della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nessuno poteva illudersi che fosse un percorso semplice e privo di ostacoli, ma gli sforzi già compiuti e quelli in corso di svolgimento, proprio con ingenti risorse nel decreto rilancio, permetteranno di affrontare tutte le difficoltà che l'emergenza ci sta ponendo. È una sfida che il Ministero aveva già accettato. Il processo di cambiamento era già stato avviato e ha subito un'accelerazione importante in conseguenza della pandemia. Scusate. Mi avvio adesso alla conclusione. Le misure concrete adottate durante l'emergenza sono il frutto del lavoro di squadra di tutto il Governo, che ha deciso di considerare la giustizia una vera priorità. Sono il ministro. Sono il ministro della giustizia di un governo di coalizione e il ruolo cruciale della giustizia, che sta a cuore a tutti gli operatori economici e a tutti i cittadini in generale, assume un'importanza addirittura maggiore in questo momento di ripartenza per il nostro Paese. È fondamentale che i cittadini sappiano di poter contare su un processo che abbia tempi certi e ragionevoli. Tante volte all'interno della maggioranza ci siamo interrogati e anche divisi in ordine, per esempio, all'impatto conseguente alla riforma della prescrizione. Su questo punto, così come su tutto l'andamento dei tempi del processo, sarà importante, sulla scia di quanto già fatto per il cosiddetto codice rosso, istituire una commissione ministeriale di approfondimento e monitoraggio dei tempi che permetta di valutare l'efficacia della riforma sia del nuovo processo penale sia del nuovo processo civile. La garanzia del diritto alla difesa e la ragionevole durata del processo sono due valori imprescindibili che vanno di pari passo e che rappresentano l'obiettivo principale delle riforme del processo civile e del processo penale. A tal proposito, visto che una delle due mozioni mi imputa il fatto che non sia stata calendarizzata, questo, come è noto a tutti, appartiene alla sovranità del Parlamento, in cui non interferisco. Sempre in tema di garanzie e di diritti fondamentali, rivendico con orgoglio la massima attenzione riservata alla gravissima patologia legata alle ingiuste detenzioni. E voglio chiarire che sono il primo ministro della giustizia che ha disposto che l'ispettorato del ministero verificasse in via strutturale e sistematica tutti i casi in Italia di ingiusta detenzione per i provvedimenti poi che riterrà di dover portare avanti. Tra l'altro, il poderoso aumento già disposto delle persone che lavorano e che lavoreranno nei tribunali, in sinergia con la ministra Dadone, persone che lavoreranno come giudici togati, giudici onorari e personale amministrativo, è il miglior punto di partenza. Altro fondamentale progetto di riforma è quello del Consiglio Superiore della Magistratura, a tutela dell'autonomia, ma anche dell'autorevolezza e del prestigio dell'istituzione. Sul relativo progetto c'era già stata un'ampia convergenza nella maggioranza poco prima che cominciasse l'emergenza coronavirus. Sono consapevole che su tutti questi contenuti il confronto con tutte le forze politiche di maggioranza sarà costante, approfondito è improntato ad una leale e reale collaborazione, così come è accaduto per esempio in occasione della recente approvazione dei due decreti antimafia. In questi primi mesi le sfide affrontate sono state tante e hanno riguardato settori fondamentali non solo della giustizia, ma anche della salute e della vita economica del nostro Paese. Penso, per esempio, al disegno di legge governativo sulle agromafie, scritto insieme alla ministra Bellanova, che recepisce il progetto della cosiddetta Commissione Caselli. Così come bisognerà proseguire nel monitoraggio e miglioramento dell'efficacia degli strumenti di contrasto alla violenza sulle donne. Di fronte a differenze culturali e politiche che esistono e vanno rispettate, la grande sfida da raccogliere consiste nella possibilità concreta di trovare una sintesi nella maggioranza, in nome e nella consapevolezza del fine ultimo della giustizia, vale a dire la tutela, la protezione e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini, che sono e devono esserlo realmente uguali davanti alla legge. Grazie.
Passiamo alle